Ragazzi, sono Marco82 e oggi siamo in un nuovo video. E oggi, scusate che ieri il video non l'ho fatto perché c'è stato un compromesso. Però oggi faremo un video. Allora, oggi parleremo del grande calciatore, cioè che è venuto, mi sembra, a Napoli, sì. Che è venuto ieri, mi sembra. Parliamo di Onas, il calciatore che aveva giocato nella Liga 1 e ha ricevuto era un ex calciatore del SCO. Non la conosco questa squadra, però è una squadra francese, perché conosco solo le squadre italiane, Arsenal e tante squadre. Comunque oggi parleremo del calcio italiano, calcio mercato, siamo tornati subito di parlare calcio mercato, mi raccomando, spulciate a cui non posso per i vostri pacchettamenti. E poi parlate pure voi, iscrivetevi al canale di Niccolò, e siamo a 31 iscritti, siamo arrivati a 30 iscritti ragazzi. Iscrivetevi pure al suo canale perché è importante iscriversi anche al suo canale, perché lui fa delle cose bellissime. E poi lo vedrete anche, andateci sempre a vedere nei video di lui quando fa Procida ad agosto. E ok, quindi ora cominciamo, ma io invece a lui io comincerò a vedere, mi porterò a Salerno, vabbè, siamo pronti, ma adesso dobbiamo parlare del calcio mercato. Beh ragazzi, già Berenguer quasi può venire a Napoli, cioè non è una cosa cattiva, è una cosa buona. Comunque poi Napoli pensa pure ad Samir Handanovic, cioè che Handanovic è un ottimo portiere. Poi Handanovic, cioè quel portiere dell'Inter, perché ha detto Sarri, allora se se ne va a Reina, se dà l'addio Reina, viene Handanovic. Vabbè, però lo deve dire. Poi ho saputo che se ne andrà anche Rafa e Luigi Sepe, mi sembra che non se ne andrà. Sarà il secondo portiere del Napoli. Il primo non so chi sarà. Boh, però c'è ancora Reina, attenzione. Poi, allora, c'è l'Italia che stasera gioca contro la Spagna, l'Under 21, gli azzurri di Biagio sono arrivati in semifinale, finalmente, quello che volevo, speriamo che vengano la Champions Cup, speriamo che la vincano loro, dai, forza azzurri per stasera, giocheranno alle 20:30 in diretta su Rai 1. Mi raccomando, non ve lo perdete, Spagna-Italia. Speriamo che vince l'Italia. Vabbè. Poi, allora, c'è un'altra notizia. C'è la Roma, si è venduta Paredes, Manolas. Poi l'altro, aspetta, io ho preso. Paredes, Manolas. Vabbè, Dzeko, mi sembra che Dzeko se ne va. Salah. Pare, e non pare, ho già detto, Gerson e Szczęsny, perché Szczęsny è stato in prestito, la Roma invece lo vuole comprare per 20 milioni, la Roma costa stare bella 20 milioni, comunque, comunque iscrivete pure al mio canale che poi vi darò le notizie, andateci sempre qua sotto nei commenti, ve lo ripeto, sempre spollisciate questi video molto belli. E ragazzi, poi qui io non capisco queste cose, cioè che poi il Milan, cioè si deve vendere qualcuno, cioè il Milan ora vuole fare il furbetto e non si vuole vendere più nessuno. Ma comunque ragazzi, ora vi farò vedere, ora scusate che sto pure sul mio tablet e sto andando a vedere vedere le notizie su tutto Napoli. Ragazzi, poi parliamo di un'altra cosa, dobbiamo parlare non della Roma, non dell'Inter, non del Milan, non della Juventus, ma della Lazio.
Lazio, allora, non si è comprata nessuno, vuole fare solo contratti. La Lazio, perché hanno visto, allora, il grande allenatore Simeone Inzaghi aveva detto, cioè, ci compreremo qualcuno e vai, ci compreremo qualcuno e vai, ci compreremo qualcuno e vai. E? Cioè proprio così. Poi andiamo avanti un'altra volta col programma. Allora, andiamo qui. Aspetta. Ragazzi, ora vi faccio vedere. Aspetta, aspetta, c'è stata una nuova notizia, aspettate. Mario Rui ha chiesto di andare al Napoli, quindi Mario Rui. Cioè, a me non è, non sono tanto contento. Allora, attenzione, attenzione, questa c'è. Ora è venuta questa notizia, cioè, proprio ora quando io stavo vedendo. Sì. Allora, dopo Nas in arrivo Berenguer. Dai, così, dai Berenguer, dai. Poi vediamo. Ecco, ora vi faccio vedere Onas, vai. Vedete com'è bello, vedete, vedete, dai, lo vedrete una volta com'è bellino questo ragazzo. Vi faccio vedere soltanto la foto e poi ci vediamo per il prossimo video. Ragazzi, ora vi faccio vedere. Eccolo qui, Onas. Questo è lui. Bene ragazzi, quindi iscrivetevi al mio canale. Mi raccomando, andateci sempre qui, qua sotto nei commenti e premete la campanella delle notifiche che è importante. Avete visto pure che la cosa Challenge con Dodge07, Davide09, Antonio Gamer e noi ci vediamo. Una pace da Macavox 2 e ciao!